Ciao a tutti ragazzi di Tecno Android e benvenuti all'unboxing ufficiale del Sony Xperia i3 Uno smartphone da dimensioni compatte ma con elevate prestazioni tecniche In questi giorni in redazione ci è stato recapitato il Sony Xperia i3 o meglio definito Sony Xperia E3 in Italia. Il dispositivo presenta dimensioni relativamente contenute ma con eh, caratteristiche tecniche interessanti. In questo video vedremo l'unboxing un e tutto il contenuto della confezione originale, poi eh, parleremo di tutte le caratteristiche tecniche in una nostra futura recensione. Vediamo rapidamente la scatola. Qui eh, troviamo innanzitutto una scatola di colore bianco con bordi giallognoli parte posteriore con tutte le indicazioni dello eh, dispositivo, vedete 4.5 eh, pollici di diagonale, 5 megapixel di fotocamera, quad core da 1.2 GHz. Anteriormente invece troviamo il disegno del dispositivo. Provando ad aprire la scatola vedete che a differenza di molte altre scatole si apre in questo modo. Va rimossa questa parte Okay. E poi successivamente va estratto il terminale, quindi si apre e qui immediatamente trovate, vedete in un piccolo scompartimento, il terminale stesso. Nel nostro caso di colorazione nera con parte posteriore in gomma, non in plastica, scritta Sony Xperia, fotogramma posteriore flash LED, cover. Con tasto di accensione e spegnimento sul lato volume, superiormente jack da 3.5 mm e lateralmente micro USB, con possibilità naturalmente di eh, rimuovere la cover posteriore per installare la nostra eh, SIM. In particolare, quindi questo eh, mi permetterà di installare. Una micro sim di piccole dimensioni, a differenza di molti altri eh, terminali, poi, sempre all'interno della scatola, troviamo la relativa manualistica, guida introduttiva, sia in italiano che in inglese, garanzia, alimentatore in marchio Sony da parete, con naturalmente la possibilità di collegare il cavo USB e in particolare troviamo naturalmente cavo micro usb to USB per ricaricare il terminale o collegarlo ehm, al computer. Infine troviamo naturalmente jack da 3.5 mm con cuffiette che fanno anche sia da auricolare che da ehm, Microfono quindi per le eh, chiamate il terminale quindi è caratteristico caratteristico infatti per la presenza di questo bordo cornice in eh, gomma e cover posteriore sempre in gomma di particolare troviamo naturalmente questo e il tasto caratteristico di tutti i soni posto sul lato destro di accensione e spegnimento con vedete eh, il fatto che sia in alluminio e il tasto per il volume che siano in gomma plastica come tutto il resto del bordo del nostro smartphone per qualsiasi altra informazione non mi resta che rimandarvi alla nostra recensione completa che pubblicheremo nei prossimi giorni se avete dubbi o eh, volete richiedere qualsiasi altra domanda lasciate un commento al nostro articolo sul sito technoandroid.it o eh, al video stesso grazie